presidente dell'INAF, l'Istituto Nazionale di Astrofisica. Sentiamo. Non solo c'è questa evidenza di acqua che è nota in pianeti gassosi, pianeti giganti, la ricerca di pianeti extrasolari ormai va avanti da diversi anni, ne conosciamo diverse migliaia, c'è presenza di acqua in un pianeta roccioso, quindi simile per conformazione alla Terra, anche se un po' più grande, che fra l'altro si trova a una distanza dalla sua stella, la stella è una stella un po' più debole del Sole, un po' più piccola del Sole, che lo piazza in quella che noi definiamo zona abitabile, cioè quella distanza in cui il range di temperatura in cui si trova il pianeta è quello che può consentire lo sviluppo della vita. Quindi sono due circostanze, due coincidenze molto interessanti, e vedremo adesso poi il follow-up di queste situazioni nei prossimi anni. Siamo imbevuti di film di fantascienza dove si va a cercare la vita lontanissimo dalla Terra, ecco. Sì. Sarebbe mai possibile a queste distanze? Guardi, a queste distanze sarebbe già molto difficile comunicare, cioè inviare segnali radio, per esempio, ricevere risposte. 100 anni luce significa che un segnale che mandiamo, sia pure codificato e intelligibile, mette 100 anni per arrivare. Quindi alla luce delle nostre conoscenze attuali, della tecnologia attuale, questo è un'impresa molto difficile. Poi è anche vero che mai dire mai a questo mondo, perché la tecnologia si evolve, però la velocità della luce è qualcosa che fino adesso è rimasta una costante nella nostra conoscenza della fisica. Quindi una cosa è trovare evidenze certe delle condizioni per cui la vita si può sviluppare, una cosa è identificare una civiltà extraterrestre, ancora più problematico e più difficile è riuscire a entrare in contatto.